Buongiorno, buongiorno, ci siamo, giornata speciale, sì, è venerdì, direttamente dalla serie TV che conosciamo tutti, la più famosa, direttamente da Beautiful, il Porridge, eccolo, ride, Porridge. È meglio un po' di tartufo? Assaggiamo sto porridge, poraccio. Non so quel che farà, ma... Eccolo. Ma buongiorno, fiocco di neve. Buongiorno sto cazzo. No! Buongiorno. Fermati! Ma tu sei... Fiocchino di neve, guarda che fiocco di neve, guarda. Fermati, tira i capelli, era mannaggia, sono un cazzotto nella capocca. Ma poi, è un fiocco di neve. Lui. Un fiocco di cazzo. Che bel pennello che tu fai. Sega. Senti che bel pennello. Sì, ma il vero. Senti che bel... Fa sentire un po' di qui che c'è. Ti piace quando ti tocco il sottopalla, eh? Fermati! Guarda come ride. Come ride, eh? E come ride un cavolo, ride. Io tocco il sottopalla. Che fè? Oh no! Nonno! Dove andà? No! Che giorno è? Oh no! Che giorno è oggi? Venerdì! Sì! È venerdì! Sì! È venerdì! Sì! È venerdì! Sì! È venerdì! Sì! Vaffanculo! Il finale è sempre quello, venerdì, giovedì, è sempre quel paese. È importante aiutare le nonne. Vai! Vai! Dai, vai! Eppure! La rotta brutta! Via! Vada, nonna Marie, una raccomandata da Papa Francesco, Sua Santità Francesco, Segreteria di Stato, affari... può essere che ha scritto il Papa, Però non sa, nonna... Che c'è scritto, nonna Marie? Secondo me si dimette e te vuole fare da te. Va via! Sì, è venerdì. Coccodrilli, vi ricordo il contest fino a domenica. Ti acquista dal mio store, avrai un saluto da me e il nonno privatamente sul proprio cellulare. Swipe! Appena uscito ora dalle poste, questa cosa qua per nonna Maria. Adesso andiamo ad aprirla. Che cosa ci sarà? Non lo so. Fa l'unboxing. Ma aprilo tu e so le mani. Taglielo di qui, aprilo. No, di qui. Che? Vado a vedere che è anche qui. È un pacchetto. E vedi che mi ha mandato. Ma che è? Ma questa non è la papalina. Ma la papalina. Ma... Guarda. Che c'è scritto? Poi leggi tu. Che con la sua fede è sempre pronta ad aiutare il prossimo, Papa Francesco. Ma questo è da fare il video, eh? Questo è da fare il video. Ma grazie, Papa Francesco! Guarda, grazie. La papalina ufficiale ti ha mandato. Grazie, Papa Francesco, grazie! Grazie tanto, ti amo! Guarda, eccolo, Papa. Prego sempre per te, fermati! Ah, no, eccolo, è mattacchione, Papa Francesco. E certo. Ragazzi, ci siamo, eccoci qua. Guardate. Preparate. Guardate cosa che è. Aspetta, ma fa vedere. Fammela mettere per bene, se fai una matta. Vai. Dai, guarda. Anche la busta. Anche la busta. Allora, rifò. Lo rifaccio? Sì. Dalla capro fa per bene, eh. Cioè.
Tu metti tutto. Dico da fa. Guarda che mi ha mandato, fai vedere la papalina. Così che dopo la poi mette. Vai, pronti. Ragazzi, guardate qui. Eccoci. No, no, riraccontaci perché noi siamo tutti curiosi. Siamo guardate tutti. Che cosa mi ha dato Papa Francesco. La sua papalina e questo messaggio. Prendilo da vicino. Da vicino. Che c'è scritto? A Maria che con la sua fede è sempre pronta ad aiutare il prossimo. Papa Francesco, eccola ragazzi. Grazie Papa Francesco, grazie. Grazie. Questa... Oggi non è uno scherzo, è una cosa seria. Grazie Papa Francesco. Guarda, c'è anche il coso, il timbro del Vaticano. Grazie. Canzoni da Papa Francesco, sì. Vai. Tanto. Che ne so, ma sei contento o no? Tanto, tanto, tanto. Ma adesso tanto, questa papa... Mi ha mandato anche l'ostia, guarda. Anche bello, l'ostia. Bello, bello. Ma è vero l'ostia. Grazie Papa Francesco, ti amo, grazie. Tu ami Francesco, ti voglio bene. Tu ami gli ultimi, anch'io qua, nelle mie possibilità. Grazie Papa Francesco. Oh, sei contenta adesso? Tanto, tanto. Hai visto? Ma grazie. E adesso questa papa... Che c'è fe? La tengo, anche qua muoio la porto via. Ma ecco, bella, bella, che spettacolo. Speriamo che non si dimette però. Speriamo che non si dimette. Va via, va via. Va via, bravo. Adesso la devi tenere sempre sta papa. Mi pare Calimero. No, sì, questa è del papa. Fare Calimero. Calimaria. Questa è del papa, il papa è Gesù. Ma la senti un po' di energia del papa? Certo. Si sente? È Gesù sulla terra. Ma questa è del papa, senti un po' se odora di papa. Va via tu, Secondo me odora di demonio. Ma è una capoccia grossa il papa. E beh, no, ma mica ne è una donna. Ah, certo. Ma non è che puzza di demonio. Va via! Mezza ingiallita ancora quella. È la sua, c'è anche mezza ingiallita. Vedi? Non ce leggo io, non ce l'ho. A Maria che con la sua fede è sempre presente ad aiutare il prossimo, Papa Francesco. Mi ha mandato anche l'ostia con tutto il coso. Come se fosse una cresa. L'ha fatta lui, queste sono cose che già ce l'hanno. Ma secondo me te l'ha mandato, serve più che se dimette. Sì. Va via, Francesco, va via, Se dimette, no? Sì, certo. Se dimetterà te la manda. Va via! Ah, c'è. Papa qua, guardate con chi sono, con papà, eccolo. Spesso mi dite, ma tuo padre, no, papà non vive con me, perché è un sta sempre in giro, perché è un agente di commercio, quindi se vi serve qualche leccornino, scrivete a papà, adesso ve lo taggo, papà. Buongiorno a tutti, eccolo. Auguri a tutti papà. Auguri a tutti papà, e adesso faremo una foto fighissima, vero papà? Alla grande. Allora, per la festa del papà, fa vedere. Sta pieno, Sta pieno? Bellissimo. Anche la mascherina, Grande. Marchino. Per vedere il post, fate swipe. Non spoileriamo. Non spoileriamo. No. Che non giocavo a padel, ma nonostante tutto, che era tanto che non giocavo e che comunque sono fuori allenamento e che ero stanchissimo, nonostante tutto ho perso, quindi niente. Faustino, anche l'amico tuo guarda i monti col cannocchiale. Ciao Faustino, è strapieno di fava. Strapieno di fava. È strapieno di fava. Ciao. Ma io no. Dottore, invece di guardare le fave, guarda le fiche. Ma. Oh, montati qui che vedo. Ti trema il braccio. Mannaggia!
Fammi la butta! Ti tremava il braccio! Ma dammi i coglioni! Filetto, scemo! Ma perché siete tremati? Ma fai butta addosso! E dopo ci cambiamo una magliettina, no? Fermiti! Quanto è bello! Va su altro! Oh, e adesso come fa a uscire? Di là! Ma perché? Ma va a far tutto, allora state lì allora. Ma perché? Perché state lì? Perché la... Cioè, guardate come si... Vista figa, top! Eccoli, eh? Stato ha messo il vestito di Achille Lauro. Lui. Di chi? Di Achille Lauro. Mi hanno detto che fa sesso così. E voi io? Che sembro? E chi te vede te pia per gay? No! Ho sentito un suono del camion che mi suonava e mi ha fermato il grande Antonio. Grande Antonio, Pizzeria La Bella. Mi suonava, ma che cazzo era? Ciao Antonio, sta bene. Ciao Internazionale. Sta caduto? No. Però là che cade. Tu dove stai? Così smetti. Fammi via questo, no? Ma guarda, veramente, io te regalo. Mi regali? Tieni, posso via? Così la smetti. Allora riporto. Però me lo devi ridare, eh? Va bene. Alla fine ha ceduto, vedete ragazzi? Se avete degli obiettivi nella vita. Cioè, fate, perseverate, perché tanto arrivano. Io questo lo volevo da quant'è? 2 anni. E adesso è mio. Adesso lo metto a casa. L'ho preso io 1 anno e mezzo fa. Era 1 anno e mezzo che lo volevo anche, l'ho visto da lui. Ha fatto Disney Plus. Wow. Andate a vedere che cosa dice Disney Plus. Wow, dice Mao. Wow. Ciao Renny. Cioè, veramente, insomma, fai parte della storia. Fai questa storia, dai. Dai, così la metto in anteprima io. Ragazzi, non sapete. Ma faccio parlare di 30.000 persone, non mi vergogno. Vai. Dice wow. Ragazzi, lui diceva, ma dopo non ce l'ha fatta. Dai, il link della pagina così andate a vedere. Sì. Dai, basta. Non so se avete visto, ragazzi, perché lui l'ha visto. Lui no, lui l'ha visto, eccolo, guarda come l'ha visto. No. Beh, basta che te levi di coglione. Perché? E sciocca di coglione, fammi vedere lì. No. Vaffanculo. Oh 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 no. Sta l'occhietto? Meglio? Mica il vedo. Ma ci vedi? Come ci vedo? Questo è l'occhio del demonio. Il demonio, l'occhio del demonio. Buono sto carciofino? Ma che buono, cazzo! È buono da morire! È buono o no? Capri, è buono da morire! È buono o no? O no? Nonno! È buono! È buono? Quindi è buono o no? O no? È buono, è buono! Ma la mangi anch'io, non è vero! Perché dite le cazzate? Quella zuppa? Mangia la zuppa! Guarda la zuppa! Ma io non voglio niente! E che mangia? Che mangia? Oh! Mangia le carciofi, la capra e il caramello! Ci sarà il monodose Johnson, sarà perché l'arena. E beh, mangiare uno. Ma mangiare la roba tua, io c'ho la zuppa. Sei tu il difficile. L'ho mangiato, mi ha prosciutto, ma io senza niente. Dammi per il culo, non è la mia. Ma la mia che niente. L'arena, come sentite a tuo cazzotto? L'arena? Che ne so, sarà stato un camion. In pesta di sabbia, eh? Non è che hanno i carciofi del Sara, è o no? Oh! Lascialo via, che non lui ha pensato di quella bestemmia, lascialo via! La farina di grano turco, ti sei accorto? No, ma senti che rasmava! La lingua andò al balacco, sentivo proprio come vi fosse l'arena! Ma là ci ha messo la farina di grano turco!
No! Se lo fa che urla! E urlo! Con le mani gelate! Viene il tuo collo! Tu che fai? Là! Adesso Ah, il pelle! Fammi bucare il pelle! Ma vaffanculo! Un buchettino piano! Vattene! Vattene più un paletto, sa! Ci sono motori? A benzina. In che cosa Invece, due tempi c'hanno un motore a miscela. Sto cazzo di... Ma mi dice da dove viene sto pilota? No! Da nonno che giravo col motocross, ti piace? Perché? Perché il motocross è un... prima di tutto è pericoloso. E seconda cosa? Ma te sporca tutto, quando piove c'è il fango. Mica ci fa quando piove. Gli schizzi in la faccia, ti costa, ti fa una bestia. E terza cosa? Vecchio rimbambito. Fa il vecchio rimbambito? Sì. Marì? Una volta era tutto forte. Adesso è rincoglionito. No, sì, no. Ti sei rincoglionito? Una volta mi ricordo, ero. Ti sei rincoglionito o no? Ti sei rincoglionito? Ma io non sono rincoglionito. Se un cane, figlio da una mignotta. Rock, perché? Chiapro! Tu sei un figlio da una mignotta. Ma perché? E perché sì? Perché? Perché sì! Eccomi qua, sto. Panda a dormire e niente, volevo condividere con voi oggi questa gioia. È un anno e mezzo che provo a prendere questo premio, finalmente ci sono riuscito e questa sera lo faccio dormire con me, eccolo qua, GQ, scusate, e niente, quindi sono delle soddisfazioni ragazzi, perché corri dietro un obiettivo, una cosa che vuoi realizzare, poi la realizzi, sei solo che felice. Infatti mi brillano anche gli occhi, guardate, mamma mia. E GQ! Detto questo, vi do la buonanotte e domani sarà una super giornata ragazzi, perché ve lo dico, porterò a fare il nonno la ginnastica, quindi avremo proprio un sapore domani di divertimento. E poi c'ho sempre qua questo video, però ora non lo volevo fare perché c'ha l'occhio in quel modo, lo tengo un po' tranquillo, però qua c'è un video bomba raga, bomba. Buonanotte, vi voglio bene, ricordatevelo, sempre per me siete speciali, ve lo dico spesso ma non basta mai, perché vi vorrei abbracciare uno a uno, veramente lo dico col cuore, poi chi mi conosce, chi mi segue da un po' lo sa. Buonanotte.